Gentili amici di FC Internews, un saluto da Simone e Tonia, direttamente dal Suning Training Center di Appiano Gentile, dove in questo momento Simone Inzaghi sta provando l'11 anti Barcellona. E allora diciamo subito la probabile formazione che verrà schierata al Camp Nou, con Onana in porta, la difesa dei titolarissimi, quindi con Skriniar, De Vrij e Bastoni, a destra Dumfries, a sinistra Di Marco, Çalhanoğlu confermato vice Brozovic, quindi play davanti alla difesa, Barella e Mkhitaryan, mezzali là davanti, Dzeko e Lautaro Martinez. Detto dunque della probabile formazione e dei possibili 11 che dovrebbero scendere in campo a Barcellona domani sera, nella parte di allenamento aperta alla stampa abbiamo potuto vedere anche Romelu Lukaku, che su un campo adiacente a quello dove si stava allenando il gruppo ha lavorato a parte, correndo. Dopo qualche minuto è arrivato pure Joaquin Correa, pure il Tuco ha iniziato a correre. Non si è visto Brozovic, invece ha preso parte al torello della squadra Kordaš, che quindi potrebbe, chi lo sa, anche partire per Barcellona. Qualora l'Inter dovesse vincere al Camp Nou, ci sono grandissime possibilità di qualificazione matematica già con due partite di anticipo.